un territorio creativo e operoso in una città contrassegnata dalla mano dell'artigianato, un luogo della contemporaneità dove anche il Natale vuole essere uno sguardo sul mondo all'insegna del dialogo e della pace. Benvenuti a Rovereto e in Vallagarina. Ed eccoci dunque a Rovereto, città della contemporaneità, di tutto ciò che è moderno, apertura verso il mondo. La città si sta preparando a questo autunno, un autunno che ci accompagnerà verso una serie di eventi fino al Natale. Sono con Ivo Chiesa, assessore al turismo, qui a Rovereto, una città operosa. Ecco, questa è l'anima di questo territorio, che inizia con il suo artigianato, che ritroviamo sicuramente nelle esperienze economiche, ma anche in queste botteghe storiche. Certamente, la città di Rovereto è nata e è fondata sulla città e sulla storicità del suo centro storico, che ha trovato nelle botteghe la sua eccellenza, un'eccellenza di commercio e di artigianato che ha avuto nella storia certamente il miglior passaggio, un passaggio di gente e di autori e attori che hanno dato alla città quella lustre attenzione che necessita. Apertura verso il mondo, una città di intellettuali, la città dell'illuminismo, una città che si apre ai temi della pace e sono valori e argomenti che ritroviamo anche in questo Natale, il Natale dei popoli. Naturalmente, Rovereto ormai da anni si è basata su questo Natale dei popoli e anche quest'anno abbiamo voluto ricorrere a questo evento che nel periodo così natalizio, o meglio autunnale, ci porta e ci mette in mostra quei valori che questa città ha saputo diffondere anche nell'accoglienza quest'anno delle difficoltà che il nostro paese ha avuto e si è posto nel motivo di aiutare chi era in difficoltà. Allora, amici, venite con noi a scoprire insieme le bellezze, i valori, ma anche tutte le curiosità dell'autunno roveretano. Per un momento Rovereto diventa un centro del mondo. Siamo alla Torrefazione Bontadi, qui nel centro storico, con Stefano Andreis che la gestisce, e qui vediamo i sacchi del caffè che proviene da tutto il mondo. Esatto, hai parlato bene Walter, qui abbiamo il mondo, partiamo dal Sud America, dal Centro America, l'America del Nord, l'Africa, l'Asia. Praticamente quando io arrivo in questo luogo qua mi sento anche bene, perché pensando all'amalgama di questo globo mi viene veramente... Una torrefazione che è presente dal 1790 nel cuore delle Alpi, tra l'altro è la torrefazione più antica d'Italia. Esatto, è dal 1790 che i Bontadi conducono questa azienda, che poi di generazione in generazione ha sempre concentrato il suo punto di forza nella lavorazione del caffè, finché siamo arrivati poi nel 1860, da dove lì è partita effettivamente la torrefazione del caffè, abbandonando tutte le altre cose della bottega e concentrandosi su questa materia prima straordinaria. Rovereto, città mercantile, sulle grandi vie di comunicazione che dai porti, in modo particolare quello di Trieste, collegava allora, ma anche oggi, verso nord, allora verso l'impero austro-ungarico. Esatto, tra l'altro i Bontadi erano fornitori per bici e per cassaforti dell'impero austro-ungarico. Qui voi lavorate un prodotto di qualità, vorremmo dire di alta qualità. Di alta qualità. Qui dentro ci sono
tutti i caffè raccolti a mano, e questa è una cosa importantissima per la gestione del prodotto. Troviamo delle peculiarità, abbiamo i Kopi Luwak, che sono il caffè più costoso al mondo, abbiamo i Jamaica Blue Mountain, abbiamo i Papua Nuova Guinea, e cerchiamo poi di assimilare tutte queste peculiarità del mondo per fare le nostre miscele e le nostre ricette. Voi siete anche una scuola, perché fate dei corsi di degustazione del caffè, e sarete anche presto un museo. Sì, partiremo con questo progetto che ritenevo fondamentale donare a questa azienda, perché raccontare la storia passata da questa azienda qua è una delle caratteristiche che praticamente ha creato la cultura di questo luogo. Tra l'altro i Montali sono stati anche depositari di brevetti per quello che erano i primi macchinari per la lavorazione del prodotto e per la lavorazione del caffè, quindi ritenevo giusto concentrarmi su questa cosa qui. Altra cosa fondamentale, tu hai parlato bene della formazione. Se noi riusciamo a dare formazione, a dare continuità dal momento del raccolto, al momento dello stoccaggio, al momento della lavorazione, cosa essenziale, la parte finale in cui l'esercente serve in tazza il prodotto, se sbagliamo quel passaggio lì siamo perduti, siamo persi. Che dedichiamo a uno spirito del luogo molto particolare, che è l'artigianato. Rovereto, città artigiana, uno spirito che ritroviamo anche in questo mercatino di Natale. Quindi diciamo che qui da voi lo spirito anche natalizio è fatto a mano. È fatto a mano, sì. Le grandi novità di questo mercatino del Natale 2015 saranno, da un lato, un ritorno al territorio con il distretto bio della Vallarsa presente all'interno del mercatino da un lato, e dall'altro il distretto della Val di Gresta, e poi un ritorno all'artigianato, il vero artigianato italiano che ci ha resi famosi in tutto il mondo. Rovereto, città della pace, quindi questi valori che noi ritroviamo nell'agricoltura biologica, in tutto ciò che è artigianato, poi si trasformano anche in uno sguardo sul mondo all'insegna della pace, cioè qui il Natale è il Natale dei popoli. Sì, non è solo il mercatino commerciale, c'è un sottofondo culturale molto importante che abbraccia appunto tutti i popoli che compongono le persone che vengono a visitare il Natale. Avremo l'evento clou, che è il concerto delle Pequeñas Huelas, che avverrà il 28 di novembre. Una cosa molto interessante che sta a significare che la città della pace non è solo uno slogan, ma è proprio nella realtà dei fatti. La somma totale del fatto che il Rovereto sia città della pace lo avremo la sera del 28 al Teatro Zandonai, dove i ragazzi del campo profughi di Marco parteciperanno assieme al Pequeñas Huelas in uno spettacolo incredibile che lascerà tutti a bocca aperta. Rovereto, città dell'arte e della cultura, rivive una pagina importante fra le mura del Mart, che dedica a Beppe De Valle la sua mostra autunno-invernale. De Valle è un maestro della tecnica pittorica che deve a questa fedeltà professionale una sua autonomia stilistica. I suoi ritratti, sempre in dimensioni importanti, sono un omaggio alle più grandi sfide culturali della contemporaneità. Accanto alla mostra pittorica viene proposta I Masbedo al Mart, un'installazione fotografica e musicale dedicata agli abeti di risonanza della Valle di Fiemme. Prosegue dunque il nostro viaggio nella contemporaneità roveretana. Siamo al Mart, che è il simbolo di questo spirito della città, con il direttore Gianfranco Maraniello, che cerca questo museo e realizza un nuovo rapporto con la città, quindi anche un nuovo rapporto con il turismo roveretano. Certamente il Mart è un'architettura in primo luogo di grande fascino, di grande interesse, e che già nella sua architettura abbraccia la città. È una piazza l'ingresso del Mart, non è una facciata, non è un contenitore chiuso, ma è un luogo che intende
ovviamente partecipare alla vita cittadina. In più dobbiamo dire anche che il MART ha anche logisticamente una sede che è la Casa d'Arte Futurista De Pero, che sostanzialmente realizza, concorre a realizzare un itinerario, un vero e proprio possibile passaggio attraverso la bellissima città, il centro storico di Rovereto. Ma soprattutto è il tipo di iniziative che il MART mette in campo, pensando di poter realizzare un'esplorazione di un territorio che vada oltre la città stessa. Noi sappiamo bene che il Trentino non può proporsi in una dimensione metropolitana. Chiunque arrivi in Trentino ama la possibilità di poter esplorare un territorio più ampio delle singole sedi. Quindi è molto importante pensare che anche una stella acquista valore quando nell'immaginazione diventa un elemento, un punto di riferimento in una costellazione. Dobbiamo pensare che il MART possa essere una sorta di stella polare in una costellazione per l'arte contemporanea. In collaborazione con... Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino. Con Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli. La risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. Trento, via Giusti 40, www.codipratn.it. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909. Centro Arredamenti Nord Salotto. Arredatori per passione dal 1973. Albiano di Trento, via Roma 132. Telefono 0461 68 97 57. Nella centralissima via Scuole i turisti, ed in modo particolare le famiglie, possono trovare un originalissimo ostello dal quale in pochissimi minuti è possibile raggiungere tutti i punti nevralgici della città. La nostra struttura si definisce, o su altro definisce, struttura come porta aperta sulla città, nel senso che prima di tutto la valorizzazione dei nostri spazi deve essere non solo per l'ospite che viene da fuori Rovereto, ma anche per i cittadini stessi della città, nel senso che abbiamo adibito anche uno spazio per le famiglie che abbiamo chiamato insieme al comune Baby Point, che serve proprio da utilizzo sia per i cittadini di Rovereto che per le famiglie che ospitiamo normalmente durante l'anno. Quindi, partendo dai mercatini, ma poi durante tutta l'estate, l'accoglienza principe della nostra struttura è rivolta verso le famiglie. E abbiamo camere grandi e medio grandi che vengono ad hoc per questo tipo di escremento di mercato. Non ci esauriamo solamente sulle famiglie, nel senso che comunque durante l'anno abbiamo moltissimo turismo scolastico. Ormai Rovereto è un punto di eccellenza in questo ambito di mercato. Va da marzo fino a giugno, noi ospitiamo normalmente 50-60 scuole tutti gli anni. Durante l'arco dell'anno comunque non disdegniamo quello che è il cicloturismo, che comunque sappiamo benissimo essere uno degli appeal più importanti qui in Trentino, soprattutto sull'estate, e adesso si sta allungando addirittura fino all'autunno. E non dimenticandoci quello che sono anche i mercatini di Natale, che ormai sono alle porte, e tutto quello che può esserci anche durante il resto dell'anno, qualche convegno, qualche meeting particolare di cui noi ospitiamo normalmente clienti in questo tipo. Night.
Le antiche strade di Rovereto prendono spesso il nome degli antichi mestieri. In questo caso siamo in via Orefici, ma siamo qui per parlare di una macelleria. Quindi parliamo di un luogo che ci riporta indietro nella memoria, quando il macellaio era un artigiano del cibo. E noi abbiamo la fortuna di conoscere un artigiano di una volta, che è Massimo Zenatti, che proprio con la sua arte, la sua cultura, la sua storia, modella queste carni per la gioia del gusto, Massimo, no? Eh sì, il mio intento è proprio quello. Ho cominciato da piccolino, subito dopo la scuola, ho cominciato nell'azienda, la macelleria del papà, e sono venuto avanti cercando di interpretare al meglio i gusti, le voglie e le opinioni della gente. Allora, non più macellaio come tanti anni fa, il macello, tutte queste cose, il sangue, per me no, non è andata in questo modo qui. Ho cominciato a lavorare sul banco, e sul banco offro il meglio di me, insomma. Cerco di fare tutti quei lavoretti che a casa non si vogliono fare, li preparo le delizie, delle carni gustose, pronte per essere adoperate a casa, pronte, gustose, buone. Con una passione su tutte, che è quella del cavallo. Eh sì, è questo, il mio vero lavoro è questo. Il mio lavoro consiste nel lavorare la carne equina, tutti i tipi di equino, dal cavallo all'asino, al puledro, per fare dei salumi, per fare degli intingoli, per fare lo stracotto, per fare dei ragù, per fare delle bistecche succulente, ma anche per fare lavorazioni dedicate ai bambini. Ed effettivamente, se guardi nel mio banco, ci sono le orme del dinosauro, ci sono gli orsacchiotti golosi, le polpettine, tutte queste cose che possono piacere ai più piccoli. E ovviamente possono dare riscontro anche ai genitori di una voglia diversa di mangiare dei nostri bambini. Parliamo del rapporto tra Rovereto e il suo territorio, ovvero la Vallagarina, un turismo che è culturale, che guarda con attenzione a un turismo che è rurale e in questo periodo, nel prossimo inverno, diventa anche lo sci sull'altipiano di Brentonico. Giulio Prosser è il presidente dell'azienda per il turismo di Rovereto e della Vallagarina. Dunque, rapporti che dalla cultura guardano al territorio, e l'occasione è proprio il mercatino di Natale. Assolutamente sì, l'esempio per questo è proprio il mercatino di Natale di questa anno, dove i produttori di tutta la Vallagarina, avremo 40 produttori, potranno presentare i loro prodotti all'interno della scuola Tartarotti, dove ci sarà un allestimento specifico per i prodotti della Vallagarina. Quindi Rovereto presenterà il Mart con una mostra straordinaria, ci sarà il mercatino di Natale, ci sarà tanto turismo, tanto movimento in città. E anche eventi, in questo caso eventi musicali. Eventi musicali, il 7 di dicembre ci sarà Mario Bogliondi a Rovereto sotto la cupola del Mart. Uno spettacolo regalato dal comune a tutta la cittadinanza e a tutti i turisti che arriveranno per quella data. Guardare a Rovereto significa guardare a una città ad alta effervescenza culturale, guardare alla Vallagarina significa guardare a un territorio ad alta effervescenza rurale. Rurale, culturale e turistica. Non dimentichiamo l'altipiano di Brentonico, che proprio quest'anno realizza dei progetti specifici per la famiglia sulla neve. Quest'anno a Brentonico le famiglie potranno sciare, potranno coccolarsi, potranno divertirsi sulla neve, ma sempre più seguite da persone che organizzeranno dei progetti apposta per loro.
Rovereto è anche la città del Settecento, la città dell'illuminismo, il cui simbolo è sicuramente il Teatro Zandonai, teatro che è tornato a nuova vita dopo un lungo restauro conservativo di cui è progettista, artefice e ricercatore storico l'architetto Michelangelo Lupo. Dunque un simbolo che ritorna a nuova vita, il simbolo della città dei lumi. Sì, io ho curato la parte storico-artistica del teatro. Sì, è un simbolo perché nasce proprio nel momento culminante dell'illuminismo trentino. Nasce tra il 1782 e il 1784 ad opera soprattutto del conte Alberti, che abitava di fronte al teatro. E in questo teatro, che è stato costruito in questo corso, che era già arricchito da palazzi importantissimi come il palazzo ancora del Conte Alberti o il palazzo Pio Marta, che sta di fronte al palazzo Alberti, e il palazzo Fedrigotti, per esempio. Quindi la nobiltà trentina, roveretana, si era attestata su questo corso, aveva lasciato le case che stavano in centro storico, e questo era il nuovo corso che andava verso Trento, e quindi si era attestato qui con i palazzi più importanti. Come si spiega una magnificenza di questo tipo? Ma dunque il teatro è stato concepito da un architetto importante, che era un allievo dei Bibbiena. I Bibbiena erano dei grandi architetti, soltanto, soprattutto di teatri, che avevano lavorato da Bayreuth a Monaco, a Milano, a Firenze, una serie di teatri all'italiana, proprio perché sono fatti con questi palchetti. Teatro all'italiana era fatto con i palchetti. Questo Filippo Maccari era allievo di Bibbiena, fa per primo il Teatro Filarmonico di Verona, poi il Teatro Filarmonico di Verona viene preso come esempio per questo teatro, quindi ricalca perfettamente la pianta di un teatro più antico che era stato fatto da lui a Verona. Per quali utilizzi, quali manifestazioni, quali finalità culturali, ecco, è indicato un luogo come questo? Ma soprattutto, dunque, inizia come teatro per l'opera buffa. Parliamo di Cimarosa, per esempio, no? Nel Settecento. Anche perché l'orchestra non era grande, era fatta da pochi strumenti, ed è fatto anche per il teatro normale, per il teatro di prosa, insomma, soprattutto. Poi è stata ampliata la torre scenica, è stato ampliato negli ultimi restauri il palcoscenico, per cui si presta anche per delle altre manifestazioni. È stato aperto con un concerto importantissimo con la nona di Beethoven, con un'orchestra che occupava completamente il palcoscenico e aveva tutta una serie di apparecchiature per l'acustica. Il teatro ha un'acustica meravigliosa. Quindi, e quanto è importante la luce in un luogo come questo? È importantissima. Se dovessi fare la storia della luce in questo teatro, è una storia lunghissima. Lei pensi che all'inizio c'era soltanto un lampadario centrale a candele di cera, mentre palcoscenico gli attori erano illuminati con le candele di sego. Per cui c'era una puzza incredibile in questo teatro, e in centro a questa sala c'era un'apertura attraverso la quale queste esalazioni uscivano. Le luci che vediamo oggi sono proprio queste applique che ci sono attaccate ai palcoscenici, ai palchetti, sono del 1906. Invece il lampadario che vediamo centralmente alla sala è del 1970, che riproduce un lampadario più antico che poi era sparito. Era un lampadario, quello originale, che si alzava e si abbassava perché ovviamente le candele dovevano essere accese e spente, e le manifestazioni teatrali si avevano con le luci accese normalmente. È solo ultimamente che si è pensato di spegnere tutte le luci di sala per esaltare quelle di scena. Un saluto a tutti gli amici roveretani, continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it e sui nostri social. Come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto da Girovagando.